perché questa cappa, questa città, non solo ce l'ha avuta, ma ce l'ha tuttora, è evidente. Che questa terza, questo sia un terzo mandato Fanfani, permettetemi, me la tolgo qui questa cosa, è evidente. Quindi un terzo siete mandato d'accordo, Fanfani, siete d'accordo? Guarda, io su questo... Non è un terzo mandato Fanfani, è guarda, un primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto mandato Ricci. Fammi finire, Maurizio. Terzo è mandato, molto peggio. Fammi finire. Terzo mandato quando Fanfani, senza però Fanfani, sì, come sì, dire, sì, senza Fanfani che garantiva... garantiva dal punto di vista l'immobilità totale, quindi. No, dal punto questo abbiamo idee diverse, garantiva sicuramente maggiore qualità, va bene, maggiore qualità sicuramente in termini di squadra, in termini di altre questioni, ma gli interessi economici che vengono gestiti in questa città sono esattamente immobilizzati dove erano 4 anni fa, non è cambiato assolutamente nulla. Dopodiché noi, questo così almeno sento anche nella discussione, sì, che diventa anche rilancio per i prossimi anni, ma noi abbiamo sbagliato, toppato completamente la campagna elettorale, cioè noi abbiamo costruito una campagna elettorale su un Arezzo che non c'era, cioè questo lo dico io che ero il candidato e la colpa è la mia, non è colpa di un altro, è colpa assolutamente mia. In questo senso però era chiaro questo e la denuncia di quel percorso, come la denuncia rispetto alla questione che riguarda i servizi pubblici in questa provincia, in questa macroarea, perché adesso non è più manco provincia, ma è Arezzo, Siena e Grosseto e su alcune partite si va a Prato, allora questa roba qui è una roba in cui Arezzo ha vissuto un ruolo di sudditanza nei confronti non del partito regionale, Partito Democratico Regionale, ma di un gruppo di potere regionale e che aveva naturalmente alcuni legami, legami forti nazionali, che l'ho scritto e sottoscritto. In questo senso, probabilmente la candidatura di uno che aveva 32 anni, che non aveva nessun tipo di relazione di questo genere. Finisce Lucchierini e entra Fanfani, sempre in rappresentanza di quelle persone che rappresentano adesso, mica più, 2-3 mila voti, ma rappresentano quegli interessi che sono, come dissi io quando mi dimisi da Presidente del Consiglio Comunale, paesani, ma tenaci e discendibili. E rappresentano le 350 pratiche? Anche quelle. E qui non c'è destra o sinistra, perché è chiaro che un sindaco gestibile da questa massa può convenire non a lui che è un ragazzo, ma a chi del suo partito è molto meno che un ragazzo ed altrove comanda qui e è tanti anni che comanda. E ve li spiego io quali sono gli incroci, che qui non c'è più né destra né sinistra. C'è un manipolo di cristiani che sulla buona fede di tutti, ora specialmente che l'acqua nella pozza ce n'è meno, hanno stretto sodalizio per stroncare questa città e assicurarsi la loro sopravvivenza personale. Benissimo. Ho fatto un casino dell'80 su 1 milione di cose, mai visto né sentito. Sparito, cancellato, al nome, ci hanno chiamato mai a un dibattito? No. Perché sono uno di quelli che ha detto chiaramente che questa città è in mano a un manipolo, tutto legale, voglio essere preciso, tutto legale, tutto non legale. C'è delinquenza, ma un manipolo di gente che si fa i cazzi suoi. Ecco.